Oggi siamo qui con Alessio Loi, imprenditore e titolare di un pub del Canavese. Alessio, puoi togliere la mascherina perché Sì, non si vede proprio bene da casa, ma in realtà fra noi due c'è una barriera in plexiglass, quindi tutti certo, tranquilli, confermo. no, anti-Covid scattate. Oltre la distanza. Alessio, tu sei qui per parlarci della tua esperienza da imprenditore in questa e anche nella precedente, magari, fase di epidemia, pandemia, Covid. Quindi tutte le difficoltà che hai incontrato come imprenditore, che stai incontrando tuttora, Sì. perché l'emergenza c'è Che già di ancora. prassi ci sono delle difficoltà. Raccontaci, allora c'è stato periodo lockdown, periodo chiuso. Sì, certo. Allora, io parto da dicembre del 2019 con l'apertura di questo locale. E in tempi non sospetti, cioè in realtà si sapeva già qualcosina, però vabbè. Quindi con un investimento iniziale, io parlo di questo proprio per fare in modo che anche altri che hanno avuto lo stesso percorso di vita o comunque professionale possono un po' immedesimarsi e capire Certo. anche quali sono stati i problemi, se siamo tutti nella stessa barca, come si suol dire. E l'ho aperto a dicembre e poi a marzo, tra l'altro, aperto e andava anche parecchio bene, no? C'è stato molti riscontri e c'è stata questa chiusura immediata l'8 marzo. Tra l'altro, va bene, è un momento di crisi, l'hanno affrontata come tale. Quindi non pensando poi alle conseguenze, questo ci può stare, cioè nel Certo. senso, Nessuno se l'aspettava. nessuno se l'aspettava, sai, ti piove dal cielo e quindi l'affronti così. E per 3 mesi abbiamo chiuso, e ovviamente lasciando perdere tutto l'esborso economico, tra cui tutte le derrate alimentari che ovviamente Eh sì, scadono. ovvio. E poi abbiamo riaperto finalmente verso metà giugno, in giugno quando c'è stata poi la possibilità di riaprire. Ti devo dire la verità, stava andando bene e sta ancora andando bene, cioè non, su una parte di riscontro da parte dei clienti, degli avventori, che poi molti diventano amici perché per fortuna è molto cordiale, molto divertente come locale, e praticamente siamo riusciti a sfangarla. Tuttora abbiamo ancora dei riscontri. A parte quando, come ti annunciavo anche prima, lo ridico, quando poi ci sono questi annunci bomba, tipo bollettino di guerra, che creano panico e un terrorismo psicologico da parte di questi personaggi, posso definirli così, senza dare no, nomi e cognomi, perché creano questo terrore. E il giornalista di per sé fa anche quello che può per interpretare la notizia, lo capisco. Però si crea praticamente uno smarrimento nelle persone, anche nella psiche delle persone, che siano clienti o che siano lavoratori, che siano padri o madri di famiglia. C'è sempre questa specie di dell'essere terrorizzati Certo, da. questa paura. E lo noti sui locali, lo noto io, lo noteranno anche altri, parlando anche con altri colleghi, che il giorno dopo questi annunci di guerra, no? La BBC, si crea il vuoto più totale, no? Perché la gente non sa come comportarsi, perché vengono spiegati male, vengono annunciati dall'oggi al domani, e da una classe politica uno non se l'aspetta, perché dovresti essere un professionista del settore, no? Nel senso, e non professionista soltanto per quanto riguarda la parte di lucro, ma professionista anche per la passione in cui ci metti per fare il tuo lavoro. Quindi sono qui proprio per dire che è vero che io dopo 2 giorni mi riprendo, perché poi io vedo proprio che la gente ricomincia sempre osservando le regole, sia da parte nostra che da parte loro, però mi metto nei panni di chi non ha questa possibilità, o questa fortuna, chiamiamolo, di riprendersi in breve tempo. E noto sempre di più che anticipando sempre queste notizie che poi bisogna capire se sono effettivamente reali, se le devono mettere su carta, se devono fare firmare questi DCPM, che ormai sono diventati, sai, tipo i tweet, no? Ormai Sì. così vi lanciano la bomba. Se effettivamente altre categorie, che non sia soltanto la mia, altri imprenditori, ma anche dipendenti, da questa cosa qua vengono spaventati e poi anche diciamo danneggiati, perché si parla di danni, ok? Allora io sto appunto creando e voglio creare a scopo totalmente no profit, e lo posso fare perché sono nella posizione di dire
Non lo faccio per emergenza, come fanno magari spesso persone che arrivano proprio a toccare il fondo e dicono devo trovare una soluzione. Sì, sì. Io voglio che questa cosa qua venga fatta a mente lucida, e che raduni appunto svariate persone, svariati mestieri, che ci diano voce, una voce ufficiale, che conti qualcosa, che parta dal basso, non più da società, grandi società, grandi industrie, grandi aziende, o politici, o commissari, o consulenti, ma deve partire dalla forza lavoro dell'Italia, che siamo noi, cioè siamo noi e basta, non c'è niente da fare. Quindi un gruppo, ma non solo un'associazione locale, una cosa estesa a livello di voce italiana? Esattamente, sì sì, sì, perché siamo veramente tutti nello stesso brodo, e spesso e volentieri ognuno guarda il suo orticello, e uno guarda l'orticello dell'altro o perché è in condizioni pietose, il suo, no? Allora per invidia, per capire come fa, oppure lo guarda dall'alto in basso quando è arrivato a un punto, diciamo, o economico o comunque di posizione sociale elevata. Secondo me questo è totalmente sbagliato. Siamo nel 2020, un'epoca di grandi cambiamenti, un'epoca molto difficile, forse la più difficile a livello economico e anche sociale, anche se facciamo tutti social, ma di social c'è veramente poco. E allora è arrivato il momento forse di confrontarci veramente tutti quanti, tutte le categorie, non creare più fazioni, cioè non fare operaio, dipendente, perché lo fa, è un gioco che è vecchio come il mondo, no? Cioè se io creo delle fazioni, automaticamente mettendomi in mezzo riesco a manovrarle tutte. Forse è il momento veramente di riunirci tutti. Sì, infatti parlavi di partite IVA, imprenditori, però anche di dipendenti, certo, di lavoratori, sì, di impiegati. Di... Sì, 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 esatto. Che adesso, dal punto di vista di imprenditori, fanno, sì, hanno molti più diritti, ma è anche giusto se lo sono guadagnati. Però l'uguaglianza è appunto pareggiare con tutti, perché loro hanno giustamente i loro diritti, ma forse bisognerebbe dare anche uno sguardo a chi dà la possibilità, chi crea lavoro, chi crea appunto un benessere, chi continua a far girare l'economia, a reinventarsi, a rischiare del proprio, perché poi noi rischiamo del nostro, ok? Il fallimento qua ancora è visto come un'onta come nel Medioevo, cioè ti mettono la gogna. Invece i fallimenti in un paese, nei vari paesi occidentali viene visto come un bagaglio culturale. Se tu fallisci impari dal tuo errore, quindi la prossima azienda sicuramente sarà migliore. Da noi sei fallito, punto. Sei rovinato. Anche se non è causa tua, cioè non è proprio per colpa tua, perché sono diversi i fattori. Poi noi siamo massacrati dalle tasse, quindi basta che apri per fallire. Cioè, sì, ancora prima di ma neanche le porte, proprio, ma no, proprio hai solo a pensarlo tu sei già fallito, cioè, hai poco, cioè, tempo, hai il cronometro, la clessidra con i soldini che cadono, e devo fare qualcosa, devo fare il botto prima che, ti sembra normale in un paese civilizzato che sia così? Certo, no, quindi per quello che... Come vuoi muoverti quindi per questa, cioè Non è semplice, no, non è semplice perché non è il mio mestiere, non è il mio lavoro, però sento che moralmente è una, e non parlo della moralità, quella, sai, che viene strumentalizzata spesso, parlo di umanamente, parliamo umanamente, ma lasciamo perdere, umanamente sento che sia che è il momento che almeno uno, a costo di prendersi i pomodori in faccia o di essere additato come, sai, poi spesso ci sono queste manovre qui, complottista, oppure come un visionario, le utopie non esistono, però se le utopie non esistono, noi viviamo un momento, un mondo distopico, quindi, cioè, fammi passare che se esiste uno deve esistere per forza anche l'altro. Io adesso non parlo dell'utopia delle favole, ma parlo di un mondo, cioè di un paese, una città, una provincia che sia vivibile a misura d'uomo, che, e per fare ciò dobbiamo assolutamente guardare gli interessi di tutti, non solo i nostri, e poi quando questi vengono un pochettino a mancare, allora aiutatemi, no? Sì. Quando si è in una posizione favorevole bisogna fare in modo che anche altri ne godano, o che quando poi toccherà a te, perché poi la ruota gira, almeno hai creato un sistema di tutela che è il tuo stesso meccanismo che hai creato, quindi quel tuo vivere, l'interessarsi anche agli altri, e cercare di capire anche quelle altre persone di che cosa potrebbero aver bisogno, perché poi il giorno, come dicevo, toccherà a te. Questo, creando un mondo del genere,
un mondo, parlo di pianeta Terra, ma una sfera di questo tipo qua, secondo me ci potrebbero essere molte più probabilità di uscire anche da queste tipologie di crisi. Certo. Adesso, tra l'altro, parlando prima, hai parlato di annunci che provocano terrorismo. E sì, non c'è neanche il tempo per riprendersi, nel senso che dopo due giorni sì, però è appena uscito un DPCM e proprio stamattina è uscita la notizia che stanno pensando di farne un altro con maggiori ristrettezze, certo, e locali che chiudono alle 22-23. Cioè, va bene. Mentre la birreria che chiude alle 22. Rientriamo nel mio campo, sì. Rientriamo a bomba nel mio campo, che effettivamente è quello che attualmente è quello più massacrato, no? Quindi, poi mi interessa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista comunque, cioè, interesse mio personale. E effettivamente sì, questa è un'altra disuguaglianza totale che prende di mira i locali notturni, ma non solo, anche i ristoranti. Ci sono dei ristoranti, cosa che probabilmente loro che vanno molto nei ristoranti non sanno, che aprono solo la sera. Se tu mi chiudi alle 10, in due ore, tre ore di servizio, mi devi almeno spiegare, non darmi nessun aiuto, spiegami, aiutami a capire come io in tre ore di servizio riesco a pagare fornitori, bollette, affitti, eventualmente, tasse, immondizia e chi più ne ha, un elenco lungo, ci fermiamo qua. Considerando poi che con le misure anti-Covid non puoi neanche riempire il locale. Non puoi riempire, esatto, anche quello. Per quello vi dico, vuoi fare una commissione tecnica e affiancaci anche gente che magari, ma non tecnici, perché il tecnico serve e non serve, perché stiamo parlando di teoria e di pratica. La teoria funziona, no? Adesso c'era un esempio, un militare durante la seconda guerra mondiale, diceva tutti i piani di battaglia funzionano fino al primo attacco, ok? Quindi la teoria sì, ci sta, però l'esperienza sul campo, di molteplici fattori che vengono, che scaturiscono dalle varie azioni, dai vari momenti, purtroppo sono imprevedibili, quindi non puoi prevederli tutti, ma almeno in parte, se tu hai già qualcuno al tuo fianco che ha esperienza, no? Che quindi ha lavorato proprio sul campo, forse ti può dare anche soltanto quella linea di pensiero, sì, dire guarda che questa gente lavora così, tu non hai mai lavorato, ok? Oppure hai lavorato male e poi decido di buttarti in politica perché giustamente c'è un lucro, perché fondamentalmente è così, poi si uniformano tutti. Però sappi che questa gente lavora tre ore al giorno e in tre ore, no? Che neanche il più grande economista del mondo riuscirebbe a creare un'azienda che in tre ore riesce a crescere. Se io dovessi riuscire, voglio un Nobel. Lo voglio, lo dico. Cioè, in tre ore, quattro ore di servizio non puoi, non ce la fai, soprattutto con tutte queste ristrettezze. Però almeno tre ore vi lasciano, perché è facile che le palestre invece devono chiudere del tutto. Io non lo so, penso che ci stiamo pensando molto bene per un semplice motivo, non perché veramente siano interessati alle nostre condizioni economiche e neanche di salute. Semplicemente perché sanno che non avrebbero la forza economica di sostenere un altro lockdown, quindi ne creeranno uno micro, probabilmente nel periodo di Natale, quindi ti lasciano accumulare un pochettino, perché tanto il periodo di Natale è dove ti raduni per le feste, ma tutti gli acquisti li hai già fatti, tutti gli scontrini li hai già fatti, quindi tu l'IVA l'anno dopo te la ritrovi, stai tranquillo. Ok, quindi lo faranno perché avranno un minimo di respiro, ma non ce lo danno proprio a noi. Quindi allora io mi sto chiedendo, ma davvero volete fare il nostro bene? O state brancolando nel buio sicuro? Perché sì, stiamo parlando di incoerenza a questo punto. Permettimi la polemica. Però qua si vede, nel senso dopo 9 mesi di emergenza, non hai ancora capito come muoverti, non sai minimamente che cosa fare di un paese, che il paese è come un'azienda, cioè non c'è niente di diverso. La gente deve avere delle entrate e delle uscite, possibilmente le entrate devono essere superiori alle uscite, devi fare anche dei tagli, devi essere coraggioso, non puoi soltanto pensare di accontentare tutti per poi il voto futuro, devi pensare cosa stai facendo, a costo anche di dimenticarti qualcuno, ci sa, cioè, siamo esseri senzienti, lo sappiamo, cioè, lo capiamo, poi ci fa arrabbiare, ma è così, cioè, quindi per quello che ti dico, ci vorrebbe una commissione di persone, e per quello che io voglio creare un gruppo di lavoro proprio, no? A scopo totalmente no profit, cioè sì, non scopo di lucro,
per dare anche una mano, diamogli una mano noi, loro non sono capaci di dare, diamogli una mano noi. Sì, facciamo... giusto chiedete un consiglio da dare. Esatto, diamogli un consiglio. Creiamo appunto delle... non saprei neanche come, perché tipo è nascente, cioè e questa è un'idea. Infatti io ho creato una mail per capire anche da altri molto più intelligenti di me, no? E magari più a livello organizzativo anche più efficaci, di capire come possiamo fare a far raggiungere il giungere il messaggio a questi personaggi, che sia ufficiale, che sia anche preso in considerazione. Non basta dire sì sì sì, non ti preoccupare, tanto noi abbiamo Confindustria, Confesercenti, tutti già tutta roba politicizzata che riusciamo a manovrare tranquillamente. Vorrei capire come anche avvicinarmi a, senza entrarmi, non voglio sporcarmi, come entrare a bussargli la porta e dire: ragazzi, prendete in considerazione queste cose qua, perché lo sappiamo, perché noi siamo quelli di sotto, siamo quelli che sentiamo i rumori, no? Quindi se esatto, tutto, è tutto lì. Quindi questa mail che ho creato, che è uguaglianza e tutela, @gmail.com, poi magari ve la invio così più, sì, la scrivete anche in modo corretto. Non c'è un sito, non c'è ancora niente, perché è una cosa che è nata da poco. Quindi, però è una cosa che secondo me, con l'aiuto di tutti, gente che la pensa come me, e non soltanto quelli che sono in crisi, cioè non voglio fare un esclusivismo, sì, no, ma anche loro, ma anche quelli che non sono in crisi, che quindi stanno gestendo bene un'azienda, anche in un periodo così, quindi hanno delle buone idee, hanno la fortuna di lavorare lo stesso bene, aiutino anche gli altri, aiutino, certo, quelli che non ce la fanno, dicono: non so cosa fare, so sbattere la testa, è una pandemia globale, chi l'ha mai vista? Cioè, a meno che non è durante la spagnola, vabbè. Però intanto lì era un'altra economia comunque. Quindi questo è il messaggio che vengo qua a portare. L'idea è partita da te, ma sei da solo o hai già un gruppo di persone? No, allora io sono da solo, no? Perché lo parto vita, no, diciamo che è, effettivamente è esigenza del momento, sì, che partisse, no, da qualcuno. Mi sono confrontato con tante persone, come ti dicevo, con colleghi quindi del mio settore, altri imprenditori, liberi professionisti, comunque varie categorie, ma anche dipendenti è preoccupato, perché poi, cioè, ricordiamoci che il dipendente, sei dipendente, è dipendente di qualcuno, non è che il lavoro si monta così. Se quel qualcuno non ha soldi, tu hai voglia di fare i picchetti davanti ai cancelli. Se hai finito i soldi, invece di fare i picchetti davanti a quei cancelli là, prova a capire, sposta i sindacati un attimo, no, spostali un secondo. Prova ad andare a capire se effettivamente il problema è a monte, cioè con una pressione fiscale del, adesso non faccio numeri perché non mi sono preparato i fogliettini come fanno i professionisti, però ti dico così, andando a braccio, siamo al 47%, no? Cioè un'azienda vuol dire che praticamente la metà di quello che fa lo deve regalare. Lo regala perché? Perché se ci fossero dei servizi reali, uno avrebbe una percezione diversa: non lo sto regalando, mi sto investendo. Ma quando c'è questo ritorno, dice: no, allora proprio, non li ho neanche regalati, li ho proprio buttati. E quindi cosa succede? Investimenti non li puoi fare. Praticamente devi abbassare la qualità delle materie prime, perché tanto non scappiamo. Se tu mi paghi un, adesso non voglio fare, facciamo un oggetto qualsiasi, un euro, e questo oggetto deve essere trasportato, deve essere rivenduto, ci sono dei terzi, dei secondi, il margine dove sta? Cioè è pochissimo, allora va bene, se vendi su ampia scala ci sta, non sempre, però se lo vendi sul piccolo, sul dettaglio, chiediti come mai ti costa così poco, vuol dire che qualcuno sta andando in perdita, o qualcuno ha deciso di non pagare tasse, o qualcuno ha deciso di non pagare i dipendenti, perché è così, cioè è un cerchio. Non, l'economia è complicata, è vero, però parte da una base molto semplice, cioè compro un tot, rivendo un tot, nel mezzo c'è il margine, certo, punto, e con tutte ovviamente le spese, tutto. Però quindi quando anche il dipendente si spaventa, e ovviamente la prima cosa che fa si rivolge al titolare, no? Ma il titolare può e non può, nel senso di io, se non ho una possibilità economica, continuano a bloccarmi, continuano a massacrarmi di tasse, anche prima, si fa per fare un pre, no? Prima dell'intervista dicevamo: se tu mi aumenti le tasse, io a me non viene né voglia di investire in un paese del genere,
e tantomeno di imprendere, no? E quindi saremo sempre meno. Quindi le tasse sono sempre più alte, perché ovviamente, Certo, cioè, comunque devi, tu. è il barile, no? Cioè, nel senso, devi pareggiare. Forse è il caso che facciano anche una scelta coraggiosa di quel tipo, insomma, io divagare troppo su vari argomenti, poi ritorno sul tema. Però forse è il caso che si mettano un attimo lì a pensare, cioè, coraggio per coraggio, abbassiamo, abbassiamo e vediamo cosa succede. Secondo me non può succedere qualcosa di buono, perché attiriamo anche dall'estero. Io lo dico da ignorante sul tema, però a rigor di logica mi viene da pensare così: se a te una cosa costa caro in quel negozio, vai nell'altro. Se l'Italia non ti permette di investire, Ed è per questo che aprono molte persino aziende le nostre all'estero. aziende si Certo. spostano. Sì, delocalizzazione. Senti, fai una cosa, fai tanto perso per perso, ormai la figura l'hai fatta. Cioè, chiunque andrà lì, purtroppo avrà sempre a che fare con una macchina rotta. Il nostro stato, il nostro governo, qualsiasi governo è una macchina rotta, non sta funzionando. E allora forse è il momento proprio di switchare completamente. Prova, fai una forza. Tanto ormai siamo in crisi totale. Prova, andare, cioè, cosa deve succedere di più di questo? Magari migliora. E invece no, devono sempre dare il contentino a tutti quanti e quindi non ce la puoi fare. Allora, torniamo poi sul tema. Te l'ho detto che ero polemico io. Va Adesso, poi benissimo, possiamo divago. preoccuparti. No, il tema è questo. Voglio assolutamente che riunirci tutti insieme e andare da questi signori, no? Non li nomino perché tanto sono loro, poi saranno altri, cioè parlo di una carica vuota in verità, no? Sì, Per quello che non dico è né chiaro. economico né. Andiamo da questi signori e gli facciamo capire effettivamente che loro ogni volta che prendono una decisione, no, ha delle conseguenze disastrose, forse peggio ancora della non soluzione, cioè del non fare niente, no? Non parlo a livello medico, per carità, posso capire che sia un momento difficile, pericoloso, bisogna vedere la pericolosità, perché poi sai, la verità sta sempre nel mezzo, no? Però è vero, ci sono persone che sono molto più debilitate, molto più Sì, che deboli sono e già quindi molto più a patologie. rischio, questo Certo. è innegabile. E, anzi, molte persone ci hanno rimesso la vita. Quindi è comprensibile che è qualcosa di particolare, di brutto, cioè nel senso non è da prendere sotto gamba, è vero, ma non è neanche da prendere sotto gamba gli eventuali poi problemi di salute che vai a creare con questa economia, perché avrai sentito parlare di imprenditori che si sono puntati la pistola alla testa. Sono Sono tanti, tanti, soprattutto per in loro Italia sono tanti. tantissimi, perché da noi la tua azienda sei tu, cioè non fallisce l'azienda, non fallisci tu. E quindi tu come uomo in Italia non vali più niente. Questo è imbarazzante, cioè imbarazzante, questa è la cosa che ferma tantissima a creare delle imprese, a trovare delle idee nuove, oltre al discorso della tassazione. Però tutti hanno paura. Quindi io come ti dico, dovesse succedere qualcosa, io mi reinvento in qualsiasi maniera, però vedo tante persone che non ce la fanno. Che non hanno All'inizio rimanevo risorse, non sbigottito, hanno. dico, com'è possibile che ci siano persone che quando dici ma potresti fare questa operazione? Cosa? No, no, no. Ma adesso incomincio a capire perché hanno questa paura, questo terrore di aprire una partita IVA anche soltanto per vendere niente, cioè nel senso Vero. qualcosa di poco rischioso. Perché se viviamo in una società italiana di questo stampo qui, che è uno stampo appunto di additare, tu hai perso, quindi fai schifo, se invece vinci sei un grande, anche se sei un pe... No? Capito? È È chiaro, chiaro? parecchi No, così non puntini. possiamo, non dobbiamo tagliare. E quindi praticamente vorrei appunto questa cosa qua. Non chiedo altro, chiedo soltanto di riunirci e creare appunto un capannello, so che non si può fare capannelli, ma li facciamo. No, anche virtuale, dove ci confrontiamo innanzitutto, cioè, pacatamente, perché io sono per la via della pace, non Sì. sono per la violenza, non è, sono gandhiano, non esiste, cioè non, la violenza è praticamente il risultato della paura, quindi non deve esistere, però se ci mettiamo lì con una mentalità aperta a qualsiasi soluzione, no? Senza eliminarne nessuna, poi si confrontano e si vedono più fattibili. Trovare un sistema per aiutarli, aiutiamoli. Io sono per aiutarli, perché vedo che non ce la fanno. Vedo io,
come tanti altri. Io adesso sono qua solo perché lo dico io, ma la pensiamo in tanti, così non ce la fanno, non sono capaci, aiutiamoli. Invece di arrabbiarci, compatiamoli, io li sto compatendo e voglio tirarli fuori da questa situazione insieme ad altri, perché da solo non ce la farei mai, perché anch'io potrei sparare tante di quelle cavolate, però in queste tante cavolate sicuramente ci saranno delle cose valide, qualcosa da salvare c'è sempre. E quindi per questo che voglio creare questo tipo di associazione qua. Ripetiamo la mail? La mail è tutela e uguaglianza, tutto attaccato, @gmail.com. Perfetto. Grazie Alessio Loi, grazie per essere stato con noi. E ci vediamo prossimamente quando sarà nata questa associazione, così comunque potremo parlare delle varie idee che abbiamo ottenuto. Grazie. Grazie. Continuate a seguirci, buon proseguimento di giornata.